fasi più importanti del lavaggio e anche il risciacquo finale. Allora, oggigiorno i balsami che si trovano in commercio hanno già un pH di loro acido che permette alle squame di appunto chiudersi e quindi in seguito il capello risulta sano e lucido proprio perché riflette la luce, perché le squame sono chiuse. Però se avete dei capelli particolarmente tendenti al crespo, se avete dei capelli che sono opachi, vi consiglio, proprio anche per il discorso del calcare che si può trovare nell'acqua, vi consiglio di provare il risciacquo acido. È un argomento trattato approfonditamente qui sul canale YouTube, ma anche sul blog, vi lascerò il link, che si può fare sia con l'acqua, con il succo di limone, si può fare con l'acido citrico oppure appunto con il classico aceto di mele. È favoloso, provatelo, assolutamente sperimentatelo e voi decidete se fa per voi. In alternativa al risciacquo acido, per chi ha le lunghezze secche, disidratate, vi straconsiglio il gel di semi di lino. Anche di questo ho fatto tutorial, lo trovate qui sul canale YouTube, è facilissimo da fare, in 5 minuti lo fate prima di iniziare a lavarvi i capelli. E vi straconsiglio di immergere le vostre lunghezze per qualche minuto in una bacinella dove c'è questo gel di semilino e la rimanenza di versarla sulla testa e di assolutamente non risciacquare e di quindi uscire dalla doccia con questo gel di semilino sui vostri capelli, ovviamente togliendo il surplus, l'eccesso di che ci potrebbe essere. In fase di asciugatura è straconsigliato, io vi straconsiglio di utilizzare, vi faccio vedere, un panno in microfibra, io utilizzo questo, è fantastico perché vi aiuta assolutamente a togliere quel surplus di acqua, quell'eccedenza di acqua senza andare a strofinare né la cute, assolutamente non le lunghezze, quindi sulle lunghezze non dovete assolutamente fare quel movimento che viene quasi, devo dire, viene spontaneo a tutti, ma se vedete il parrucchiere non lo fa mai, anche lui parlando con lui, infatti mi è venuta l'idea di assolutamente parlarne anche con voi, perché viene quasi spontaneo fare questo movimento, no, di strofinatura per togliere l'eccesso. Vedrete che utilizzando un panno microfibra cambierà la storia, perché dopo 5 minuti se voi lo togliete, tutta l'acqua, tutto quell'eccesso di acqua rimarrà impregnato nell'asciugamano, mentre i vostri capelli saranno già più gestibili. In questa fase io, che soffro di cervicale e di mal di testa, non mi permetto di lasciare i capelli asciugarsi all'aria, che è la cosa più, diciamo, sana per i nostri capelli, soprattutto d'estate. Se utilizzate il fern, vi consiglio di utilizzarlo massaggiando sempre la vostra cute, quindi quanto più lontano appunto dalla vostra cute e dai vostri capelli, e andate sempre a massaggiare la vostra cute stimolando appunto il microcircolo, e soprattutto è una cosa favolosa per i capelli fini perché andate a dare un po' di volume, quindi a queste radici che tendono ad appiattirsi, no? Proprio anche per il peso dei capelli e tutto il resto. Ma se voi utilizzate anche un buon prodotto di styling, come anche tipo lo spray, io ce l'ho qua, il mio spray ovviamente per volumizzante, vi aiuta a dare quel tocco in più di volume, quindi di non avere i capelli attaccati alla testa. È essenziale, utilizzando appunto il phon, io guardo sempre quando lo scelgo il phon, di utilizzare un phon che sia abbastanza potente, quindi più è potente, sono 200 watt se non sbaglio, più è potente meno tempo ci impieghiamo appunto ad asciugarli, e preferisco investire un po' di soldi in questo perché poi risparmio a livello di tempo tutte le volte che li devo asciugare. Ed è importantissimo per evitare l'effetto crespo di utilizzare il phon come fanno tutti i parrucchieri. Voi rubate sempre il loro mestiere, dovete sempre, quando andate dal parrucchiere, provare a capire cosa fanno in modo da avere i bei capelli da parrucchiere, come si dice, no? Quindi se notate, loro utilizzano sempre, non vi mettono mai con la testa in giù per farvi asciugare i capelli, ma ve lo passano ovviamente in questa posizione qui, quindi sempre partendo da su all'ingiù, mi raccomando, quindi non andate mai con la testa in giù, insomma, oppure non tenetelo mai così, in modo tale che il getto d'aria parta all'insù, quindi bisogna sempre asciugare anche
sempre con il bocchettone in giù. Il phon che utilizzo io è questo della Elkim Healthy Ionic 390C, l'ho preso su Amazon, penso di averlo pagato 150, non mi ricordo, vi lascio il link nell'info box del video se volete, e devo dire che mi trovo stra bene, anche proprio grazie alla sua potenza riesco ad asciugare i capelli un po' più velocemente rispetto a quello che utilizzavo prima. Io vi sconsiglio in questa fase di pettinarli, di evitare di pettinarli, perché se, ovviamente varia molto da tipologia di capello a tipologia di capello, i miei che sono fini e sottili, io in questa fase, fino a quando non si asciugano, non li tocco con il pettine. Al massimo, se proprio vedo che c'è un nodo, ma difficile che si crei, utilizzo appunto di nuovo il pettine in legno. Quindi è importante in questa fase, quando asciugate con il phon, di utilizzare le mani, le dita delle mani, quindi che facilmente vi permettono di appunto andare in tutti i punti necessari. Anche la spazzola, io vi consiglio di assolutamente evitare le spazzole che sono in plastica o comunque non hanno setole naturali. Io adoro, come vi dicevo anche in qualche video fa, le spazzole in legno, non solo il pettine in legno ma quindi anche la spazzola in legno, perché è morbidissima e va sempre a, nel momento in cui pettino i capelli, mi va anche a massaggiare e a stimolare la microcircolazione del cuoio capelluto. L'ideale sarebbe farlo ovviamente la mattina e la sera, come dice la mia istruttrice di yoga, la sera soprattutto è importantissimo, prima di andare a letto, spazzolare i capelli, perché riusciamo anche a liberare tutte le energie che si sono depositate durante il giorno, oltre che lo smog e tutto il resto, ma proprio per un discorso di ristagno di energia che soprattutto sui capelli lunghi ci possa essere. Non so se sapete di più su questo argomento, potete commentare, lasciare un commento qui sotto. Come li pettiniamo? Perché ho notato che anche su questo c'è un po' di confusione. Assolutamente non partite dalla radice, ma è importante, come fa anche il parrucchiere, ritorno al mio santo parrucchiere, se notate, loro quando iniziano a pettinare iniziano sempre dalle punte, quindi partono dalle punte, se incontrano dei nodi man mano risalgono, quindi assolutamente solo dopo che anche le lunghezze sono libere di qualsiasi nodo, si può partire poi appunto e massaggiare e distribuire quello che è il sebo naturale prodotto dalle nostre ghiandole sebacee sulla lunghezza dei capelli. Chi ha i capelli grassi, ovviamente, secondo me questa spazzolatura totale dovrebbe avvenire solo una volta al giorno, perché rischiamo appunto dopo uno o due giorni di distribuire appunto il grasso che si può trovare sulla cute anche sulle lunghezze, il che non sempre è un male, perché se le lunghezze sono secche, il fatto che arrivi questo grasso naturale prodotto dalle nostre ghiandole sebacee non può far che bene a delle lunghezze che proprio sono disperate e necessitano appunto di una componente lipidica.